Chiedo scusa, per le questioni proprio tecniche di votazione, mi pare di dover precisare questo, per sveltire la procedura, su suggerimento anche del segretario e del vice segretario, ciascuno di noi possibilmente scrive i due nomi che sono stati indicati, in modo tale che lo spoglio è anche due nomi, uno di maggioranza e uno di minoranza. È ovvio che poi i nomi possono anche essere chiaramente quelli diversi e quelli proposti, perché la votazione è segreta per questo motivo. Quindi ho spiegato bene? Ciascuno di noi può votare, anzi, voti due nomi, purché siano uno di maggioranza e uno di minoranza. Poi, essendoci stata la proposta, come dire, aiuta, un contributo per... Ecco. Di maggioranza e due di minoranza, se la scheda è nulla. Prego gli scrutatori di venire ad assistere. Scrutatori, prego. Aspetta. Non possono. Non è possibile. Allora ne nominiamo subito altri due. Quindi chiedo ai candidati di non rimanere qui e quindi. Così, seduta stante sul campo, chiedo l'assistenza del consigliere Abderrahmane e del consigliere Panero. Amaju Abderrahmane e Panero. Grazie. Però un conflitto di interessi. Sì, però. Ambrogio Marengo. 1-1. Ambrogio Marengo. 2-2. 3-3. Ambrogio Marengo. 4-4. Ambrogio Marengo. 5-5. Ambrogio. Quindi 6. Ambrogio Marengo. 7-7. Marengo Ambrogio. 8-7. Bianca. Marengo Ambrogio. Ambrogio Marengo. Ambrogio Marengo. Ambrogio Marengo. 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 Ambrogio Somaglia. Allora, aspetta, Somaglia. Nulla. Grazie agli scrutatori. Cioè nulla, non c'era niente di particolarmente sconvolgente. C'era un pronome personale e due cognomi. Sembra allora. Ambrogio Marengo, 3, 12. Qualcuno che voglia scherzare? 13. Quanti sono i votanti? Votanti sono 17. 12, 13, 14, 15, 17 votanti. Comunque questo è il dottor Votato. Quindi, 11, 5, tira fuori quelle strane. Uno su Maia. Sì. Due sono Marengo e uno sono Ambrogio. Una bianca e una nulla. Una bianca. Ah,
Somalia, una bianca, poi quindi 12, dovrebbero essere 34 voti. Quindi è giusto, sono 13-13 e faccio 1-1-1. Ok. Allora, aspetta. Allora, 13. Allora, 13, 13. Allora, Ambrogio. 13, Somalia. La delibera sarà immediatamente eseguibile, quindi voteremo poi anche, però questa volta non più per scrutinio segreto. Uno Somalia, uno Corona. Bene, allora hanno riportato voti, 13 voti Ambrogio, 13 voti Marengo, poi c'è stata una scheda bianca e c'è stata una scheda nulla, quindi sono eletti, diciamo così, i consiglieri Ambrogio e Marengo. La delibera è immediatamente esecutiva, quindi dobbiamo prenotare e poi votare. Possiamo votare. Aspetta, siamo ancora aperti. Siamo ancora in tempo per correggere. Si può cambiare. Devi cliccare. Benissimo. Chiusa? Chiusa la votazione e mi pare all'unanimità l'immediata eseguibilità. Grazie. Proposta numero 6. Prego. Ma velocissimo, volevo solo ringraziare i colleghi consiglieri per il voto. Credo di interpretare anche il pensiero della collega Ambrogio nel ringraziare tutti i colleghi. Ecco, metteremo tutto l'impegno in questo tavolo di concertazione che tra l'altro appunto con il candidato sindaco Somalia avevamo già inserito nel nostro programma elettorale e su cui contiamo molto. La situazione è difficile da un punto di vista economico, speriamo che questo tavolo possa, se non risolvere, però portare qualche proposta efficace per far sì che disoccupazione e lavoro precario possano in qualche modo diminuire. Grazie a tutti i colleghi. Prego, grazie consigliere Marengo, prego consigliere Ambrogio. Ovviamente mi ha preceduto di un secondo, volevo esprimere anch'io il ringraziamento a nome dei miei colleghi e dove cercheremo di mettere tutto l'impegno possibile su argomenti che sono assolutamente importanti e attuali sul nostro territorio e non solo. Grazie. Grazie a lei. Associazione proposta numero 6, associazione Hortus Novus, qui dall'inglese al latino senza soluzione di continuità, proposta di scioglimento dell'associazione. Determinazioni, la parola al sindaco per illustrare la delibera. Come ho già avuto modo molto brevemente di illustrare in sede di conferenza capigruppo, l'associazione Hortus Novus era una emanazione della